Allora, cosa succede qui fra formiche e robot, eh? Che succede? Che succede? Ehi, 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 ehi! Cos'è tutto sto casino? Calicista, gli umani e i loro giocattoli sono spacciati. Con le loro guerre insignificanti hanno distrutto se stessi. Ma dove stai andando, te? Qualcuno mi spiega? Ti senti bene? Non hai ferite, vero? Mi scuso per il benvenuto poco cortese. Quei due hanno creato un po' di problemi ultimamente. Beh, lo vedo. Mi chiamo Ro. Per tutti sono zio Ro. Ciao, zio. Benvenuto a Canterbury Commons, per quello che vale. Nah, vai tranquillo, ho visto posti peggiori. Mi sembri fin troppo calmo visto quello che è successo. Sarà la 20ª volta che vedo quei due combattere. Sono i cittadini che ci creano problemi, il meccanicista e Antagonizer. Poco fa siamo stati attaccati dall'Antagonizer. Quella donna con le formiche, ovviamente. Il meccanicista ha salvato la città con i suoi... Certo. Era tutto perfetto, ma le lotte diventeranno più accanite e manderanno via i mercanti. Loro non se ne andranno. Fammi indovinare, hai bisogno del mio aiuto? Oh, eccezionale, sapevo che ci avresti aiutato. Me lo sentivo e finora il mio istinto non mi ha mai ingannato. Beh, zio Ro, credo che tu sia una persona molto acuta. Un meccanicista e convincili a fermarsi, o comunque a porre fine alle ostilità. Guadagnerai 200 tappi. Solamente? In realtà devi fermarne solo uno. Al giorno d'oggi penso che rimangano a Canterbury solo per combattere l'uno contro l'altro. Ah beh, certo. E che ne dici di fare di più? Mi rendi le cose difficili. Ma dato che non siamo riusciti a risolvere il problema da soli, va bene. Affare fatto. Però mi aspetto dei risultati. Vai tranquillo, zio. Oh, ti prego, cerca di agire con discrezione. Nelle nostre strade ci sono già molti apprendisti eroi che iniziano risse. Non ce ne servono altri. Vai tranquillo. Dammi qualche informazione in più e ci penserò io. Mio nipote Derek potrebbe saperne di più. Giuro, faccio il possibile per impedirgli di correre a combattere ogni volta che si fanno vivi. Allora ci penso io. Lui potrebbe saperne di più sul posto in cui stanno. Ma non incoraggiare quel povero ragazzo. Ha rischiato la vita troppe volte. Vai tranquillo. Beh, mi sa che il meccanista è ancora da quelle parti, eh. Sono curioso di vedere contro chi sta combattendo. Contro un altro robot. Robot Wars. Ancora? Voi lo guardavate Robot Wars? Era un programma bellissimo. Nel Vault spesso andava in replica. Guarda degli yaoguai. Vediamo se col nuovo fucile riesco a prenderli. Sì, riesco a prenderli ma sono troppo lontani. Però il ratto talpa riesco a colpirlo. Ho ho! Mukat Kurunuka. Hai deciso di approcciarmi, vedo. Mossa poco saggia. No, mucca, vai via da lì! Il tuo sacrificio non sarà stato vano. Ma chi è decapitato tutte ste mucche? Una povera vittima. La mappa dello schiavo, eh? Aggiunto indicatore sulla mappa. Trova il tempio di Union, dove gli schiavi vengono resi uomini liberi. Posto interessante. Joe, cosa ci fai lì nel terreno? Allora, Binbo! Ehi, hai visto? L'hai visto? Antagonizer cercava di incutergli timore, ma il meccanicista gli ha risposto: smettila, perfida creatura! Senti, Binbo, mi servono informazioni. Antagonizer è una perfida donna che cerca di sterminare gli umani con le sue formiche, e il meccanicista ci protegge con i suoi robot. E quando combattono in città, è incredibile! Si vedono laser, morsi e sangue ovunque, è per di più sangue di formica! E poi mio zio dice che non devo uscire, dice che è pericoloso! Questi sono affari seri, Derek! Uff! Ma va? Vuoi farti sparare, Binbo? Tu non sei normale! Qualcuno si è fatto male? Anche tu pensi che siano mitici, eh? Non fanno mai del male a nessuno! Beh, insomma, non hanno mai ferito nessuno in modo grave! Dom e Machete fanno in modo che tutti siano al sicuro quando combattono così, anche se a volte io esco per guardare. Perché sei ma un genio, Binbo. Schiavisti e predatori non piacciono Antagonizer o il meccanicista. Dicono che sono dannosi per gli affari. Vedi ma tu. Ma è una stupidaggine. Le formiche e i robot li fanno a pezzi. Gliela faranno vedere. Certo, certo. Non so molto di lei, a parte il fatto che non le piacciono per niente le persone. Se ci pensi è figo. Insomma, le persone a volte sono idiote. Come te? Credo che il suo covo sia da qualche parte nelle caverne a sud della città. Una volta ho visto le sue formiche laggiù. Sembra che Joe Porter abbia scoperto qualcosa sul suo conto, ma mio zio non ha lasciato che me lo raccontasse. Dice, non incoraggiare quel ragazzo. Vedi tu, Binbo. Il meccanista invece? Conoscevo il meccanicista quando era una persona normale. Si chiamava Scott e riparava roba in giro per la città.
Ma un giorno Antagonizer ha ucciso il suo robot preferito e io come? Gli ho detto che avrebbe con quali formiche enormi l'ha fatto? Da allora è stato nella forgia, nel retro del negozio di robot sulla collina, dandosi da fare per proteggerci tutti da Antagonizer. Come ha fatto una formica ad uccidere un robot? Uno dei commercianti mi ha detto che lei gli sembrava una ragazza che conosceva, la cui famiglia era stata uccisa da una formica. Ok. Ma non hanno mai trovato tracce del suo corpo. Ha detto che il suo nome era Tania Christoph. Potrebbe trattarsi della nostra piccola Antagonizer. Beh, un'informazione. Quindi o andiamo dal meccanista o andiamo da Antagonizer. Il meccanista sembra quello buono dei due, buono tra virgolette, quindi andiamo a trovare la tipa pazza. Ecco il covo dell'Antagonizer. Allora, pazzoide delle formiche, orca miseria. Finisce sempre così. Beh, questa volta l'ho vista. E anche questa. E anche questa qui. Dove dobbiamo andare? Forse devo premere questo interruttore? Eh già. Oh no! Delle formiche! Forse devo risparmiarli i proiettili. Forse è il caso di tirare fuori una nuova arma. La mia spada si è evoluta. Esattamente come le mie abilità. Sento rumori di formiche da tutte le parti. Vieni qui. Maledetta formica soldato. Antagonizer, sei qui? Eccoti. Metto giù le armi. Parliamo in maniera tranquilla io e te. Possiamo discutere? Così finalmente ce l'hai fatta entrare nella corte di Antagonizer, la regina di tutte le formiche. La regina delle pazze malate. Ti ha mandato quell'intrigante del meccanicista? Imparerà che nessuno può opporsi al mio reggimento reale di formiche soldato. Parla! Perché non dovrei ordinare alle mie formiche di ucciderti subito? Perché ho già ucciso tutte le tue formiche? Che ne dici di calmarci? Sappiamo il suo nome, proviamo a farla demordere. Vieni qui e pensi di comandarmi? L'era dell'umanità è giunta al termine. Il tuo genere si è estinto perché non ha fatto altro che dedicarsi a inutili guerre. Ma non la nobile formica. Lei lavora con i suoi fratelli, è leale e disciplinata. Per questo si sono moltiplicate, mentre l'umanità è in rovina. Ed è diventata quando enorme per colpa delle radiazioni. Meccanicista, sarò libera di espandere le mie colonie nella zona contaminata. Ma senti, in realtà l'umanità non è poi così male, Tania. Ti sbagli. Gli umani sono bestie crudeli e nocive. Non possono essere salvati. Non possiamo esserlo. Non posso tornare indietro, ma non posso continuare a farlo. Non riesco a essere cattiva come lo sono stati loro. Per favore, ho fatto dei terribili sbagli. Se pensi di potermi dare un'altra possibilità, lasciami andare. Ti darò il costume. Nessuno vedrà più Antagonizer. Dammi solo un'altra possibilità. Ma certo, vai e goditi la tua vita. Grazie. Non so come posso... Beh, grazie. Di nulla, vai, vai. Questa però me la prendo io se non ti dispiace. Addio, Tania. È stato facile. Direi che è il momento di andare anche dal meccanista. Meccanista? Mi scusi, non volevo disturbarla. Hai sconfitto la perfida Antagonizer e mi hai riportato il suo costume. Così potremo distruggere anche l'ultima traccia della sua malvagità. Dallo a me. E farò in modo che nessun altro possa mai indossare il mantello della lunga. Certo, ma che ne dici invece di tornare a fare il meccanico? Parliamo di quello che hai fatto prima. Fai in fretta allora. Il male non si ferma mai a contemplare le sue azioni. Quindi non vedo motivi per cui noi dovremmo farlo. Perché forse devi tornare a fare il tuo lavoro? È vero. Per la città sono davvero diventato un problema più grave. Già. Lei. Sì. Sono davvero io la carogna qui. Significa che dovrei fermarmi. Già. Io credo che dovrei smettere di essere il meccanicista. Ma non potrei affrontare la città dopo aver creato tanti problemi. No, poi, vai tranquillo. Prendi il costume. Non voglio più pensarci. Io credo che la gente ti perdonerà. Però aspettami. Mi dispiace. Lasciami in pace. Ho molti problemi di cui occuparmi. Sì, e io ho troppo peso. Ma porca miseria, come siamo finiti in questa situazione? Chang! Sì, signora. Chang, per favore, ho bisogno di una mano. Puoi portarmi a Megaton? Meno male che c'era Chang. Allora, zio, ho risolto cosa il problema. Cosa può fare per te il vecchio zio Ro oggi? Pagarmi, ovviamente. È magnifico.
Credo di poter affermare che hai salvato Canterbury. E a differenza del meccanicista, tu l'hai fatto causando molti meno problemi. Lo so. Ecco ciò che ti devo per i tuoi eccellenti servizi. E un piccolo bonus come ringraziamento speciale. Ah, tranquillo. Il bonus l'ho già avuto. Si chiama armi uniche e armature uniche. D'accordo, vi ringrazio per la cortesia. Io devo tornare alla mia missione. Grazie per il passaggio, Chang. Un uomo. Wow, che bella arma. Ha dei prezzi davvero convenienti. Ti ringrazio, Errit. È un piacere fare affari con te. E sono davvero contento che tu sappia riparare la roba. Un investimento davvero di successo. Le 762? Quale altra arma usa queste munizioni? L'FN Fall. Carino, peccato che sia molto lento. Almeno questo è molto più veloce. Addio allo Yawai. Oh no, un altro robottone. Vediamo se riusciamo a coglierlo di sorpresa. Sì, ma è fin troppo resistente. Di questo. Maledizione i robot di queste zone. Forse dovevo farmi insegnare qualcosa o due dal meccanista. C'è una monorotaia. Monorotaia. Ve lo ricordate l'episodio di Simpson? Se non ve lo ricordate perché siete troppo giovani. Toh, guarda, una discarica. Forse dovrei buttarmi qua dentro e rimanerci. Beh, magari dentro questa discarica possiamo trovare qualcosa di utile. Non tutta la spazzatura è spazzatura. E soprattutto qui abbiamo un'ottima scorta di rottami di ferro. Quale posto migliore? C'è qualcuno che spara. Che ne dici di smetterla? Ehi. Basta un po'. Ehi, tutto a posto? Sei il primo cane che non cerca di uccidermi. Sei amichevole, non è vero? Beh, sembrerebbe proprio di sì. Ti andrebbe di farmi compagnia? Lo prendo per un sì. E bravo Dogmeat. Ai, mi sa che questo era il tuo vecchio padrone, eh? Che tra l'altro mi sa che era anche un meccanico, visto dove si trovava. Sai come si dice bello, no? La spazzatura di qualcuno è la fortuna di qualcun altro. Andiamo, pivello.